Dal titolo si deduce già che oggi non è stato un buon risultato, ma vuoi che io sia scarso e di questo ne parleremo quando uscirà Inazuma Eleven Victory Road? Vuoi che il gioco mi ha remato contro? E sì, mi ha remato contro senza motivo. Vuoi che volevo fare il gradasso e ho messo una squadra di perdenti? Vuoi che non li ho neanche allenati? Vuoi che non ho dato loro nessun equipaggiamento adatto? Vuoi che quando si sottovaluta un avversario si va a perdere? Ma partiamo dal principio. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Partite a Obiettivi di Inazuma Eleven. Oggi vi porto due partite contro la Chaos su Inazuma Eleven 2. La Chaos, dopo averla sconfitta alla Royal Academy, si presenterà nelle amichevoli del professore di Harley alla Mary Times. Credo che sia la squadra più forte del gioco e anche più forte della Zeus. Tutti i suoi giocatori sono sopra il livello 90, con un massimo di 96 se non sbaglio, e sono molto forti, non sono da prendere assolutamente sotto gamba, cosa che io invece ho fatto. Come ho detto, ho giocato due partite, la seconda partita in realtà era più una partita riparatoria per rimediare allo schifo fatto nella prima, che poi non è proprio stato uno schifo la prima, è solo che c'è stata una serie di fortuiti eventi che mi hanno portato a non raggiungere tutti quanti gli obiettivi. E anche la seconda è uguale, non ho raggiunto tutti gli obiettivi ed è finita grosso modo come la prima. Ma andiamo a vedere. La squadra ve la presento ora, è una squadra di giocatori meh, giocatori che non hanno né arte né parte, peggio forse di quelli del primo Inazuma Eleven con i quali ho giocato con Willy contro la Zeus, vincendo anche piuttosto facilmente, devo ammettere. Tutti i miei giocatori erano a livello 99, ma non era assolutamente sufficiente per vincere contro la Chaos. Come ho detto, non li ho allenati, non ho dato loro nessun equipaggiamento, a parte assegnare qualche tecnica a Darren, a Dvalin, per facilitare i miei obiettivi. Ho ovviamente impostato degli obiettivi classici seguendo i vostri suggerimenti dal video dell'annuncio delle partite obiettivi. Ad esempio, volevo fare due gol con Dvalin, poi metterlo in porta, non subire nessun gol e vincere la partita. Ecco, diciamo che di questi tre obiettivi ne ho raggiunto mezzo, in realtà. Perché da una parte sì, ho fatto gol con Dvalin, è stato anche piuttosto esilarante il fatto di riuscire a fare gol, perché la prima volta, beh, tu tiri, fai gol, ok, pinguino spaziale, ahaha, XD. La seconda volta invece provi dalla distanza, non va molto bene perché sei distante, quindi c'è tutto il fattore della lunghezza. Anche se in Inazuma Eleven 2 è un valore nascosto la distanza, non sai quanto puoi essere distante dalla porta per far sì che il tuo tiro si indebolisca al punto giusto che il portiere possa pararlo. Invece dal primo Inazuma Eleven Go questo problema non c'è più, infatti ci sono tutti quanti i valori, non solo degli scontri ma anche dei tiri dalla distanza, della potenza del tiro in generale, il che è un grande vantaggio, quindi puoi regolarti meglio o peggio in base alle tue esigenze. Ma tornando ad Inazuma Eleven 2, beh, Dvalin ha fatto solo un gol, il secondo non è andato bene, volevo metterlo in porta ma c'era Darren, Darren ha bisogno di un pochino di rivalsa, ha fatto il suo, ha davvero fatto il suo. L'altro problema però col mettere Dvalin in porta, che mi ha portato quindi a fare la seconda partita, non era solo il voler o raggiungere un altro obiettivo, che era sempre un altro suggerimento, esegui parate con Dvalin. No, Dvalin aveva pochissimi punti tecnica, quindi 77 se non sbaglio. Potevo mettergli il ciondolo per aumentarli, potevo allenarlo all'Enabikari o in questo caso a Nanniwaland con la macchina per aumentare i punti tecnica, però il tempo è quello che è. Ed essendo che volevo fare il gradasso, non ho fatto nulla di tutto ciò. L'ho portati al 99, chi si è visto, forma attacco, forma portiere e ha fatto schifo in entrambi i casi, tranne l'attacco che ha fatto un gol, ma quisquiglie. Invece Darren, era un altro obiettivo quello di Darren, sempre dei suggerimenti, sempre la rivalsa di Darren, di fare tre gol con lui. Quanti ne ho fatti di gol con Darren? Uno. Perché voi direte? Perché ho sottovalutato la Chaos, sempre lì si ritorna. Ho davvero sottovalutato l'avversario. Se io avessi portato la squadra della storia, ovvero quella con tutti quanti i personaggi strapompati, con tutti gli oggetti e gli equipaggiamenti assegnati,
e quindi giocatori forti già di base, allora staremmo parlando di obiettivi raggiunti al 60-70%, invece che praticamente falliti tutti e sei. Perché sì, due partite, tre obiettivi a partita almeno ne avessi raggiunto uno. Ma invece ho fallito miseramente, ho raggiunto in totale un solo obiettivo. Un gol con ciascun personaggio, dovevo farne due, ma è andata così. Ma la prossima volta tornerò ad affrontare la Chaos più arrabbiato di una faina con la rabbia. Quindi attendete con impazienza, oppure se non vi interessa la serie, attendete e basta. E cercherò di raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato in questa partita, ma non solo. Farò ancora di più il gradasso e cercherò di segnare 3 gol con Dvalin, 3 con Darren e parare 3 gol con Dvalin e pararne 3 con Darren. E quindi vincere la partita. Anche se Darren in realtà 3 tiri li ha parati in queste partite, quindi diciamo che in parte l'obiettivo è già raggiunto, però non vale perché non era questo l'obiettivo della partita di oggi, quindi tocca rifarlo. So che il video oggi purtroppo è quello che è, ma è andata così, che bisogna fare? Ad ogni modo il video termina qui, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!